Avendo maturato già delle competenze nella musica classica quando ero ragazzino, diciamo che ho scelto il CPM, il percorso AFAM, per avere anche un certificato che mi potesse permettere in un futuro di poter insegnare anche nelle scuole pubbliche. Vengo da Asti, ho 23 anni, frequento il CPM dal 2021, sono iscritto al percorso AFAM in canto pop rock e inizierò adesso quest'anno il terzo anno di laurea. La mia formazione musicale parte da quando ero ragazzino, ho approcciato la musica con uno strumento classico che era il flauto traverso. Tra l'altro qui in CPM è attivo un corso di fiati pop rock in cui si studia anche il flauto. Insieme ho voluto aggiungere anche il pianoforte per avere, diciamo, un'idea più completa della musica e successivamente però mi sono appassionato al canto e quindi ho frequentato 2 anni di corsi di canto e poi mi sono iscritto al CPM. Frequento materie come tecnica vocale, soul and jazz, improvvisazione, storia della musica, interpretazione vocale, inglese e pianoforte complementare. Fra tutti gli insegnanti che ho avuto nella mia infanzia, c'è stato un professore docente del Conservatorio di Torino che mi ha indirizzato verso il CPM, sapendo che avevo, diciamo, un'impronta musicale non tanto classica. Sono venuto a visitare la scuola finite le superiori, però non mi sentivo ancora pronto a livello personale ad affrontare un'università di questo tipo. Sono tornato dopo 1 anno e mezzo e mi sono iscritto al CPM. Quest'anno marzo ho deciso di partecipare al concorso Campus Band con un mio inedito che si intitola Dubiti. Sono stato selezionato tra i 13 finalisti del concorso, mi sono esibito il 30 agosto, mi sono classificato al terzo posto e ho vinto una borsa di studio qui in CPM. È stata la prima volta che ho affrontato un'esperienza dove ho avuto l'opportunità di poter cantare, far sentire la mia musica su un palco così prestigioso come quello del Castello Sforzesco davanti a molte persone. La band che mi ha accompagnato durante l'esibizione di Campus Band è formata da tutti allievi e gente anche già diplomata qua al CPM, come Lorenzo Di Roberto, che è laureato in chitarra pop rock. Secondo me il valore aggiunto del CPM sono gli insegnanti, perché diciamo che non sono solo degli insegnanti, ma sono anche dei veri e propri professionisti che lavorano tutti i giorni sul campo.